Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il riordino degli enti locali è stato al centro dei lavori della prima commissione, che ha incontrato i rappresentanti dei comuni per analizzare la gestione associata dei servizi e delle comunità montane per discutere della loro trasformazione in unioni di comuni. Sul tema dei servizi comunali sentiamo Michele Marinello, Lega Nord. Si confrontano due correnti di pensiero, c'è un DDL della Giunta che ritiene che la gestione associata vada fatta in ambiti territoriali relativamente piccoli, 3.000 abitanti per le comunità della montagna, collinari, 5.000 per la pianura, e un'altra corrente di pensiero che ritiene che invece la regione debba essere più dirigista e più verticista e imporre ambiti territoriali più ampi. Crediamo che la posizione della Giunta sia la posizione corretta. Davide Gariglio, Partito Democratico. Dall'incontro con i sindaci dei comuni piemontesi è emerso un apprezzamento per la proposta di legge del Partito Democratico. Il nostro obiettivo è di mettere i comuni nostri, i comuni piemontesi, nelle condizioni di lavorare meglio anche i comuni piccoli. Noi dobbiamo favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni senza obbligare loro a fare delle cose che poi sono insostenibili sui territori. Quindi rispettare i comuni e consentire loro di dare servizi migliori. Presentato a Palazzo Lascaris il tascabile dedicato alla figura del pittore alessandrino Pietro Morando, edito dal Consiglio regionale e curato da Angelo Mistrangelo con la collaborazione di Elena Correggia. Tullio Ponso, componente dell'ufficio di presidenza. Un importante tascabile in onore di Pietro Morando, un artista del nostro territorio piemontese, di cui le opere sono in Sala Morando, che porta il suo nome, dove si riuniscono le commissioni e le attività politiche di Palazzo Lascaris. La pubblicazione illustra le 12 opere, fra dipinti e disegni, esposte nella sala delle commissioni consigliari. Il critico d'arte, Angelo Mistrangelo. Parla di questo artista alessandrino che ha realizzato importanti opere, allievo di Angelo Morbelli, ma soprattutto un innovatore, secondo me, della pittura. Non più cadenze legate al paesaggio e alla natura, ma l'uomo dopo la Grande Guerra. Una delegazione di studenti argentini di Santa Fe è stata ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo. Il gruppo è arrivato in Piemonte grazie ad un interscambio culturale con la città di Rivarolo Canavese, con cui è in corso un gemellaggio. 3.500 bandiere tricolori vendute nell'anno delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia e poi gadget istituzionali, dalle penne da portare al collo ai portacellulari, dai post-it ai quaderni. Questa è l'attività del bookshop del Consiglio regionale, realizzato per sviluppare la cultura dell'accoglienza. Nel bookshop in via Arsenale 14G a Torino si possono acquistare anche le pubblicazioni edite dall'Assemblea regionale, volumi sulla storia, l'architettura e l'arte di Palazzo Lascaris. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.